Sì, SKFest si ripresenta a SIGEP anche quest'anno per il 38esimo anno di fila, quindi dall'anno di fondazione di questa fiera. Questo per me significa, per noi significa esperienza, e quando parlo di esperienza significa tutto il know-how accumulato nel corso di questi anni che ha portato le nostre miscele in grani, che sono tra le prime 10 più distribuite in Italia, a quel livello di eccellenza che i nostri clienti ci riconoscono. E quando parlo di esperienza parlo anche di un'evoluzione che bisogna, che occorre fare, necessario fare nel corso di questi decenni, un'evoluzione che è necessaria, che SKF ha fatto con prodotti innovativi. L'innovazione guida la nostra evoluzione da diverso tempo. I prodotti innovativi di cui parlo sono quelli complementari alla caffetteria. Allargarsi cioè dal caffè in grani, in cui siamo specialisti, in cui abbiamo raggiunto un livello di eccellenza, a tutti i prodotti complementari al mondo della caffetteria. Calda, cioccolate, tè, e fredda con le creme fredde, le granite, tutti i prodotti adatti alla stagione estiva. L'ultimo step, l'ultimo passo che abbiamo fatto recentemente è quello dell'introduzione della linea vending, delle capsule monoporzionate, e che abbiamo presentato lo scorso anno e che quest'anno ci ha portato al SIGEP con una gamma completa assortita sia di macchine personalizzate disegnate da Giugiaro Design e di una gamma capsule, caffè e bevande complementari assolutamente completa e che assolutamente risponde a tutte le esigenze principali di questo mercato. Tantissime novità, perché il nostro stand ormai da diversi anni è caratterizzato da dei corsi di formazione professionale per i professionisti della caffetteria, che organizziamo dall'apertura della mattina sino a sera, ogni ora un corso diverso di preparazioni a base di caffè. Sono gestite dalla nostra scuola di formazione che si chiama la classe DS, che ha diverse sedi in Italia, e non solo, perché oltre ad accogliere i baristi italiani noi andiamo a far formazione in tutto il mondo e in tutti i luoghi in cui andiamo a distribuire e vendere il nostro caffè. Gli obiettivi 2017 sono fortemente concentrati sulla linea del vending. Come dico sempre, noi prima di entrare sul mercato lo valutiamo bene, a lungo, facciamo dei test, ma quando ci entriamo in maniera decisa e convinta. Siamo entrati sul mercato del vending e delle capsule da un anno, l'anno scorso è stato l'anno propedeutico alla presentazione della nostra gamma e della nostra offerta, nel 2017 è l'anno della raccolta dei risultati, e quindi concretizzare i contatti che abbiamo già in essere, fidelizzare i clienti già acquisiti e andare a sviluppare questo mercato, che anche per noi ha potenzialità enormi, quindi trasferire il know-how che abbiamo avuto sino ad oggi sul bar anche nel mondo vending e nel mondo consumer.